Ascolti senza interrompere. Avvisate il commissario Tanzi che il cane abbaia stasera alle 7, al solito posto. Ripeto, il cane abbaia alle 7, al solito posto. Pronto, pronto. Buonasera, commissario. È un po' di tempo che non ti fai vedere. Stavo per convocarti a San Vitale. Commissario, lei mi vuole rovinare. Se qualcuno svaga che ci incontriamo, non sa cosa mi succede. So che ti succede se smetti di collaborare. Foglio di via e denuncia per violazione del soggiorno obbligato. Mi raccomando a lei, io non ho detto niente. Faccia conto che è una fantasia. D'accordo. E allora? I marsigliesi stasera aprono un'altra bisca clandestina. Ci sarà pure Ferrender. Dove? Ai Parioli, via Marco Vinneo, 16 bis. Mi raccomando, commissario, io non c'entro. Non mi comprometta. Grazie. Pronto? Sono Tanzi. Avvertite Pogliana di venire con due volanti ai Parioli. Via Marco Vinneo 16 bis. Ripeto, via Marco Vinneo 16 bis. Banco 100.000, carta prego, carta prego, carta. Mesdames, messieurs, faites mon jeu, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. On peut faire encore, on peut faire encore, mesdames, messieurs. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Six mois, vraiment. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Faites vos jeux encore. On peut faire encore, mesdames, messieurs. Resti lì e non si muova. Favorisca i documenti. Polizia, in piedi per favore, presto. Si tolga di mezzo. Silenzio, documenti, mettetevi prego. Contro la parete. Restate calmi e non complicateci il lavoro. Documenti, ho detto, ma anche lei. Guardi, non credo che sia. Si alzi in piedi e mi dia i documenti, che... per favore. I suoi documenti? No, non li ho, devo averli lasciati a casa. Lei? Abbiamo fatto un buco nell'acqua. Prenda spinga. Portane via qualcuno. Vengo. D'accordo. Su, presto. Vai. Allora, com'è andata? Ci hanno fregato anche questa volta. Calmati, Leonardo. Vedrai che prima o poi lo beccheremo, sto Ferrender. Vorrei avere la metà della tua fiducia, Caputo. Mentre noi stiamo qui a perdere tempo, quello incasina tutta la città. Ma ti assicuro che se gli metto le mani addosso... Cosa c'è? Fermo, non ti muovere. Arriva il braccio monco di Ferrender. Mi avrò per un paio d'ore. E passami a prendere verso mezzanotte. Ciao. Savelli! Ma chi sei tu? Chi ti conosce? Giriamo armati, eh? Ma... andiamo su, cammina. Voglio il mio avvocato, non ho fatto niente io. Ferrender Manuel Dominique, nato a Marsiglia il 6 agosto 1931. Segnalato in Italia per la prima volta a Milano nel 72 durante la rapina ad una gioielleria di Monte Napoleone. Dalla primavera del 74 è a Roma. Gli vengono attribuite 6 rapine ad altrettanti istituti di credito. Dopo una breve guerra con la malavita locale, riesce ad ottenere il controllo sulla droga, le bische clandestine e la prostituzione. È ritenuto autore anche di 2 sequestri, quello dell'industriale Poggio e quello del costruttore edile Longhi. Basta così, con Antonio.
Allora, mano morta, dov'è il tuo amico Ferrander? Tengo a precisare che non solo il mio cliente non è tenuto a rispondere se non ad un magistrato, ma cadiremo le vie legali nei suoi confronti, anzi, per lesioni personali. Tu non precisi un bel niente, baffo. Il tuo cliente aveva in tasca una pistola. Sì, una 7.65, di cui ha regolare porto d'armi, e che non ha usato. È vero. Zitto tu! O finisci all'ospedale. Lascialo stare, non fargli fesso. Stanno cercando di metterti nei guai. Commissario Tanzi, mi scusi. La vuole il dottor Ruini. Digli che ho da fare, non ho tempo adesso. Leonardo, senti, noi siamo amici da 6 anni, da quando sei entrato alla mobile. Dammi retta. Da retta a uno che fa lo sbirro da 20 anni. Calmati. È così che ci fregano. Si nascondono sempre dietro gli articoli del codice. Sì, lo so, purtroppo è così. Senta, commissario, dato che nulla risulta a carico del mio cliente, vorrei sapere se è sotto qualche provvedimento restrittivo o se è libero. Ma sì, è libero, è libero. Allora possiamo andare. Arrivederci. Commissario, lo segui. Su, vieni, ti offro un caffè, eh? Ecco il 198. Dottore, creda a me, è un'altra bidonata. Prima la Visca, poi la Garçonnière sul Lungo Tevere. Ce ne siamo fatti 100 di portoni, ma di Ferrander nemmeno l'ombra. E la benzina si spreca. Forse hai ragione, Pollyanna. Ma è sempre meglio tentare, no? Va bene, mi faccio quest'ultimo palazzo. Ma che vuoi fare? Ma sto buono, no? Quanti anni hai? 15, signori. E tu? 16. Come ti chiami? Nicola. Cosa fa tuo padre, Nicola? È carcerato, mio padre. Cosa ha fatto? Ha ammazzato mamma. Con chi vivi adesso? Con amici. Lui è tuo amico? Sì. E come fai per vivere? Rubo. Qualche scippo, qualche portafoglio. Roba così. E tu? Io porto la motocicletta. E brava assai, signori. Una volta lavoravo in officina come meccanico. Poi gli davano 800 lire al giorno. E allora, sa... Uno dei banditi aveva una protesi alla mano sinistra.
È chiaro che si tratta di Savelli. Sì, lo so cosa pensi. Se avessimo dato retta a te... Per carità. Abbiamo un morto in più, ma abbiamo rispettato la legge. Questo è importante. Ascoltami, Leonardo. No. Ascoltami tu. Così non si può andare avanti. Non è solo una questione di sentimenti, credimi, ma di principio. Quelli non hanno paura più di niente. Giocano sulla nostra impotenza, sui nostri scrupoli. Sì, sì, forse è così. Ma che cosa vuoi fare? Creiamo una squadra speciale. Una squadra che, autorizzata dalla magistratura, possa combattere la delinquenza con maggior libertà. Tanzi, come cittadino posso anche essere d'accordo. Ma come vicequestore e suo diretto superiore, non posso che dirle no. In questi anni ci siamo sforzati di migliorare il nostro ordinamento, per portarlo all'altezza di quello delle altre nazioni europee. Queste sono parole, dottor Ruini. La realtà è diversa. Francia e Germania hanno già varato leggi speciali. Gli stessi svizzeri, anche se interrogano un contrabbandiere, non vanno tanto per il sottile. Mentre noi, invece, lasciamo che Savelli sia libero di rapinare e uccidere solo per un cavillo giuridico. Tanzi, la legge pone dei limiti precisi. Sì, ma solo per noi. Ma noi non possiamo metterci sullo stesso piano dei delinquenti. Ha ragione, e poi te lo immagini il casino dei giornali. I giornali, i giornali. Io voglio Ferrandelli. E per prenderlo... No? Veda un po' che succede. Smettetela voi! Basta, ho detto! Lasciami! Lasciatemi! Che succede? Che è sto casino? Il signorino si rifiuta di firmare il verbale. Dice che lo farà solamente alla presenza del suo avvocato. Che ha fatto? Ha quasi ammazzato un vecchio con la macchina sulle strisce pedonali. Che aspetti? Sbattilo alle Bibbie. E chi se ne frega? Tanto gli avvocati di mio padre mi faranno uscire prima di stasera. Vedi, Anna, se c'è una cosa che non sopporto è il cinismo. Soprattutto nei giovani. Ti ostini a non comprenderli. Che ne sai tu dei loro problemi? Per te i giovani si dividono soltanto in buoni e cattivi. Punto e basta. Ma non dire sciocchezze. Leo, non sono sciocchezze, è la verità. La verità è che i delinquenti vanno perseguiti. Tu invece cerchi sempre delle attenuanti per loro. La società, la famiglia, le carenze affettive e altre fesserie sociologiche. Ma certo, dovrei fare come te. Ma non ti rendi conto che stai diventando un kamikaze della violenza di Stato? Oh, scusa. Allora, la prossima rapina, invece di dar la caccia a Ferrandelli, telefonerò al suo avvocato per chiedergli un suo profilo sociale, va bene? Pronto? Sì, sono io. Cosa? Va bene, vengo subito. Scusa, cara, devo andare. Ci vediamo al ristorante, d'accordo? Hai chiamato la scientifica? Stanno arrivando. Leonardo. Com'è successo? Avevano appena scippato la borsa a un pensionato. Poi all'improvviso dalla curva è uscito il camion e... Ma com'è possibile? Li ho arrestati io 2 giorni fa. Chi è quel cretino che li ha rilasciati? È stato il giudice dei minori, dietro pressione del consulente psicologo. Anna. Sembrerebbe di sì. Siamo dei fessi. Ci diamo tanto da fare per prenderli... E una povera deficiente ingenua si lascia impietosire e li mette in libertà. Stai parlando di Anna? No, sto parlando di 2 ragazzini morti per troppa umanità. Quei 2 ragazzi stavano meglio al riformatorio che morti. Adesso ti sei convinta? Non mi vuoi capire. Ne ho aiutati altri come loro e ti assicuro che sono riuscita a fargli cambiare vita. Non a tutti, d'accordo, ma resto dell'opinione che invece il riformatorio li avrebbe resi tutti delinquenti. Ma se ogni 2 mesi io me li trovo fra i piedi, i tuoi protetti. Per favore, parla più piano. Ecco a cosa porta il vostro pietismo. A favorire altra delinquenza. Leonardo, ora stai esagerando. Lascia perdere, Francesco. Ti ringrazio, ma è inutile. Ma no, Anna, lui voleva soltanto dire... No... Lasciala andare, così si sfoga.
Eccola lì, l'auto del Moretto. Sei sicuro? Come del fatto che col mio stipendio non avrò mai una macchina così. Abbada Morì, c'è la madama. Basta che non mi vengano a rompere palle adesso che sto a lavorare. Buongiorno. T'ha detto buongiorno. Le persone educate rispondono. Le persone educate, quando arrivano in una sala operatoria e trovano il primario che sta a operare una creatura, gli dicono: disturbiamo, professor Moretto. E allora io, che sono una persona educata, io dico: ma si figuri, mi dica. Non fare lo spiritoso. Scendi. Ho detto scendi e sbrigati. Hai capito? Mi dica, dottor, dica. Perché devi soffiare a Savelli? A chi? Savelli. E che cazzo è Savelli? Sta attento, Moretto, che la gobba non porta più tanta fortuna. Ah, se è per quello, manca i corna. È buona questa. Bravo, bravo, ridi. Si dà il caso che Savelli è il marito di tua sorella. Senti, lascia perdere mia sorella, che mia sorella si fa sbattere. Da che cazzo gli parla a lei, ha capito? Mario, mi hai fatto male. Ti approfitti perché sono invalido, vaffanculo. Piantala e non fare la commedia. Ma che commedia è un cazzo? Non ho capito. Mi dici pure che la coppa porta fortuna, mi hai rotto le palle, almeno quelle me le lasci, no? Vieni. Andiamo a dare un'occhiata alla tua macchina, eh? Andiamo? Ma andiamo dove? Io devo lavorare qua. Sbrigati su. Io devo lavorare. Muoviti. Io mica sto a giocare. Che fate perdere tempo? Dammi la chiave della macchina. Tiè. E questa che cos'è? Se non è bicarbonato, sei fregato, Moretto. Guarda che qua roba non è mia. Qua roba non è mia. Qualcuno ci ha messo. E intanto vieni con noi, eh? Oh, facciamo no. Due chiacchiere. Ma che due chiacchiere? C'è il complotto, ma lo sento. Vincenzo! Quando lo portate? Oh, Sandra, ma che vuoi? Vigliacchi! Vigliacchi! Sandra! Chiama l'avvocato che questi mi vanno incastrare! Vedi, mignotta! Sandra, non si preoccupare! Torniamo ai vecchi metodi. Ti dispiace? Aio. Sì. Rispondi! Rispondi! Ma che devo dire? Che mi piace, che mi dispiace, non lo so. Che devo dire? Devi dire: non mi dispiace, signore. Aio. Non mi dispiace, signore. Lo vedi? Quando vuoi sai essere educato. Senti, Moretto, se io fossi in te vuoterei il sacco. Con le nuove norme sul fermo di polizia, io posso trattenerti qui per 48 ore. Pensa, 48 ore, tu e io. Sì, ma pure l'avvocato mio, però. Voglio l'avvocato mio, porco. Al tuo avvocato gli diremo che hai sbattuto in una porta. Dimmi, dove sono Savelli e Frender? Io non so un cazzo! Io non so niente, porco Giuda! Abbia verità! E lasciate! Non so niente! Dove sono Savelli e Ferrender? Non lo so io. Parla! Non lo so! Non lo so, cazzarola! Abbiate pietà, porco Giuda! Abbiate pietà! Che io sono invalido civile! Vi prego. Io devo andare a fare la piscia. Va bene, accompagnalo al gabinetto. Ma poi riportalo subito qui. Su. Devo andare a pisciare. Sbrigati. Mortacci vostri. Mortacci vostri. Bevisci addosso, bevisci. Tieni, bevisci addosso. Tieni.
Siete accattoni miserabili. Non farete la lira, non farete. Sozzi. Sozziloni di puto. Io lo rovino, sto fio della mignotta, lo rovino. Te faccio caccia via. Tu giuro che te faccio caccia via. Dai, muori, forza. Coraggio, muori. Coraggio, coraggio, dai. Aiuto! Moro! Mi sono ammazzato! Riportarci vostri! Con l'arpone, una volta, Pedro! Ah, ho capito. Sì, grazie. Mi tenga informato. Niente di serio, per fortuna. Ne avrà solo per un paio di giorni. Bene. E che provvedimenti prendiamo nei suoi confronti? Nessuno. Non prendiamo nessun provvedimento per Vincenzo Moretto. E la droga? Ah, andiamo, Tanzi. Anche un avvocato alle prime armi riuscirebbe a dimostrare che la droga ce l'ha messa lei in macchina. Ho capito. Allora sono io che vado a finire sotto inchiesta? No. Per il momento mi limito a trasferirla dalla squadra anticrimine all'ufficio licenze pubblici esercizi. In questo modo probabilmente riusciremo ad evitarla l'inchiesta. E così ancora una volta la giustizia ha trionfato, vero? Forse no, ma non ci sarà nessuno scandalo. Immagini i titoli dei giornali di domani. Commissario di polizia picchia un povero gobbo. Aspettiamo, dottor, cominci a servire l'antibatti. No, aspetto, grazie. Ah, senti, posso fare una telefonata? E come no? È proprio sicuro che la signorina è uscita? Sì, più di mezz'ora. Grazie. Buona mignola! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Fatta voi, sta zitta! Aspetta, sbrighiamoci! No! No! Senti? No! Lasciatemi! Lasciatemi! Ma cosa volete farmi? Mo te lo famo vedere noi, va! Ma perché? Basta così, dai! Che vi ho fatto? C'hai paura, eh? Vai! Thank you.
Per adesso basta così. Vuoi scommettere che si è pisciata sotto sta troia? Che è bella. Questa è per quell'infame dell'amico tuo. Namo! Tra poco siamo arrivati. Su, non pensarci. Si tratta solo di un forte stato di shock. Nessuna ferita. Sì. M'hanno preso lei per darmi una lezione. E credo di sapere chi c'è dietro. Ha subito un trauma abbastanza violento. La terremo in osservazione per 48 ore e dopo la rimanderemo a casa. Come ti senti? Li hai visti in faccia? No. Erano incappucciati. Dove ti hanno portata? Non lo so. Non ricordo. In un prato. Non la fatichi troppo. Non è ancora in grado di parlare a lungo. Appena posso, torno a trovarti. Ciao. Leonardo, niente vendette, mi raccomando. È stato solo un incidente sul lavoro. Commissario, questa la teneva stretta in pugno. Lì per lì non ce ne siamo accorti. Forse può esserle utile. Forse. Come dice di chiamarsi lei? Antonini Angela, c'ho una tabaccheria in via De Gracchi. Un momento, eh. È da marzo che sto aspettando una decisione. Mi dispiace, signor Geraci, ma qui non c'è nessuna pratica riguardante la sua sala biliardi. È impossibile, guardi meglio. Le ho detto che qui non c'è. Senta, io non voglio insegnarle il mestiere, ma il prefetto Farnese mi ha assicurato che la mia pratica era stata evasa. Il prefetto Farnese può assicurarle quello che vuole, ma qui la sua pratica non c'è, chiaro? Scusi, sa, perché non prova a prendere un tranquillante, commissario? Ne ha bisogno. Ecco, signora, a lei. Grazie. Da quanto tempo è che stai qui? 22 anni, dottore. Ma sei pazzo? Io sto qui da due giorni e già ne ho le scatole piene. E qualcuno lo deve pur fare. Già. Ma io sono entrato nella polizia per dare la caccia ai delinquenti, non per scartoffiare tutto il giorno. Mi scusi. Pronto? Ufficio licenze, dica. No, guardi, ha sbagliato. Deve rivolgersi all'ufficio stranieri. Prego. Senti, se mi cercano sono dal barbiere, eh? Sì, dottore. Savelli. Te potevi risparmiare di qui, hai capito? Chi lo vede quel fio della mignotta? Se n'è andato e mi ha lasciato qui da sola quel ragazzino. Tu sei la moglie, posso parlare con te, no? Io non c'ho niente da dire, va bene? Io non ho mai fatto né la mignotta né la spia. Sandra! Ma chi è che sta rompe le palle là? Guarda, guarda chi si vede. Sei venuto a far visita alla sorellina? Perché è proibito? No, no, affatto. Me l'hai mandata tu, questa? No, te sbagli, deve essere stato qualcun altro. Ingoiala. Che dovrei fare? Ingoiala. Ma stai a scherzare? Ho detto ingoiala! Ah, yeah, ingoio sì. Che ti credi? Guarda, eh. Thank you.
bene? Scusa, commissario. Alla salute. Mortacci tua. Andiamo, va, che è tardi. Domani c'è un sacco di lavoro al bar. Ci sono le schedine del Totocalcio, lo sai? No, aspetta ancora un po', Paola. Sono appena alle 9. La tua donna, proletario di merda! Forza, ragazzi! Nel prato! Lasciatemi! Lasciami! Su, presto! Andiamoci da fare! Cammina, bella, su! Eh sì, ta compagnuccia, non fare la stronza! Ah. Vieni qua! No! Ah. No! Dai, bella, non ti vergognare! Guarda che non ti rompiamo mica! Anzi, ti facciamo divertire! No! 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 Per favore! Lasciami! No! Pronto? Sei tu? Raggiungimi subito a Tor Marancia. Sì, sulla piazza, c'è un bar. Mi raccomando, fa presto. Non me sarebbe arrabbiata. No, non me fosse... Che mi dici di Savelli? E chi lo conosce? Io conosco solo Pierino Prati. E ci ha due palle così. Altro che sti zozzi di sti razziati. Ragazzi, diamogli una bella stangata! Sì, dai! Certo! Forza, dai! Ti piace, eh? No! Sono stato a casa di Savelli, qui di fronte. Indovina chi c'era? Il gobbo, immagino. Quasi certamente c'è qualcosa sotto e il moretto regge le fila. Esatto. Se vogliamo trovare Ferrandere e Savelli, bisogna tenerlo d'occhio. Ho capito. Passo la notte qui. Beh, se c'è qualcosa di nuovo, telefoni a casa, Commissario, ma non si occupava di licenze per pubblici esercizi, lei? Hai detto bene. Mi occupavo. Continua tu. Ciao. Hanno aggredito, hanno violentato la mia ragazza, mi aiuti, la prego. Sali. Dov'è? Laggiù nel prato. Paola! Paola,
Paola! Franco! Su, Franco, portami su, via, su, ti prego! Non piangere! Sì, va bene, adesso calmati! Calma, sono qui ora! Maledettivi gli occhi! Cerca di stare calma! Prego, a casa non ci voglio tornare! No! Adesso calmati! È tutto passato! Tutto! Bisogna portarla in ospedale, presto! Aspetti, l'aiuto! Grazie! Ce la fai? Sì! Vieni! Vieni, entra! È tutto passato! Sarebbe in grado di riconoscerli? Uno aveva un maglioncino bianco e la faccia da bambino viziato. Guarda che colpo, siamo 5-0. Scansati, fammi giocare. Gaetano, guarda come gioca un campione. Scommetti 100.000 lire? Piantala, non rompere. Lasciami giocare. Via. È tua questa? Di tua sorella. Che succede? No! Ti faccio dimenticare le donne per tutta la vita! Hai capito? Stupido figlio di papà! Voglio vedere se ci riprovi un'altra volta! E anche voi! Siete della stessa razza! Carogne! Vigliacco! Vigliacco! Che lo seminiamo. Vai, vai, accelera, ci sta al culo. Sono Tanzi. Lungotevere, acqua acetosa. Bloccate una Dino Ferrari blu. Targa Roma B7-0712. Fate presto. Siamo fregati. Vai addosso, vai! Sono stufo, capisce? Ne ho fin sopra le scatole. Doveva restare all'ufficio licenze e lasciare la pistola nel fondo di un cassetto. Beh, resta il fatto, dottor Ruini, che quei teppisti hanno tentato di travolgerlo. È stato un caso di necessità. Non è questo il punto. Lei avrebbe agito in modo diverso. E probabilmente ci avrei rimesso la pelle. Dov'è adesso Tanzi? È andato alla procura per il rapporto.
Le faccio una confidenza, Caputo. Sono stato compagno di scuola del padre di quel ragazzo. Una brava persona. Non vorrei essere al suo posto. Capisco. Ha ancora bisogno di me, dottor Ruini? Sì. Fino a nuovo ordine continui ad occuparsi lei del caso Ferrender. In quanto a Tanzi è molto meglio che non me lo veda intorno per un bel po' di tempo. Chiaro? D'accordo. Pronto, mamma? Sono io. Marta! Marta! Telefona via mammina, eh? No, Tony, ti giuro, no. No! Perché mi racconti sempre delle balle? Sai che non devi telefonare a mammina. Vero che lo sai, stronzetta? Non lo farò più. Non lo farò più. Vieni qui. Non mi toccare. Non mi toccare. Vattene. Sta buona, tu. Mi fai schifo. Sta ferma. Non mi toccare. Mi fai schifo. Ti odio. Lasciami. Ti odio. No, no, no. Ecco fatto. Fra un po' starai meglio. No. No. Adesso stai meglio. Ti piace, eh? No. Stupida. Ora vediamo in archivio. Mi scusi, agente. L'ufficio licenze. L'ultima porta a sinistra. Permesso? Prego, signora. Mi scusi, sono Maria Assante. Mi dica. La vedova del brigadiere Assante. Ah, sì, ricordo. Come sta, signora? Si accomodi. Signora Assante. Buongiorno, commissario. Cercavo proprio di lei. Sa, il mio Antonio le era molto affezionato. Parlava di lei anche il giorno prima che l'ammazzassero. Per questo sono venuta a trovarla. Ha bisogno di qualcosa, signora? Sì, io non ce la faccio più. Sono disperata. È per mia figlia. Marta ha preso una brutta strada. All'inizio ho cercato di metterla in guardia, di aiutarla, ma è stato inutile. Sono settimane ormai che manca di casa. Se n'è andata con un mascalzone, un certo Tony. Dicono che sia nel giro della droga. Ma ha fatto la denuncia? Sì, ma mi hanno risposto che ha 19 anni, che è maggiorenne. E può andare dove vuole, con chi vuole. Capisco. Tony, ha detto. Sì, Tony. E dove lo posso trovare? Non lo so. Ricordo però che Marta una volta mi disse di averlo conosciuto in un night. In Marocco, mi sembra. Uffa. Che c'ha bisogno d'aiuto? Sì, grazie. Non riesco a metterla in moto. Mo' vedevo, eh. Deve essere il carburatore. Dice. Guardi. Aiuto, aiuto! Fermo! Fermati, via! Fermo! Aiuto! Fermati! Fermati, via! Alla stronza! Aiuto!
Disgraziato! Leonardo, sembra impossibile. Dove c'è casino ci sei tu. Dall'ufficio licenze ti hanno passato all'anticipo? Portalo via. O ti piace fare il giustiziere? Su, andiamo. È da più di mezz'ora che ti stiamo aspettando. Ecco, signore. Il commissario Tanzi, il giudice Bennato. Piacere. Piacere. Ecco il cadavere. È stato sepolto là sotto un bel po' di tempo. Prima di azzardare una qualsiasi ipotesi, ho voluto consultarmi con te. Tu che ne dici? Non sarà facile identificarlo, a meno che non troviamo le sue impronte in archivio. Ma quella mutilazione alla mano sinistra mi ricorda qualcosa. Un rituale della mala marsigliese. Era questo che volevo sentirti dire. Vi dispiace spiegarmi che cosa significa? È un delitto firmato, signor giudice. Quasi certamente opera di Ferrender. Un regolamento di conti o qualcosa del genere. Se lo dite voi. Comunque faccio rimuovere il cadavere. Procedete pure. Tienmi informato. Potrebbe essere importante. Stai tranquillo. Ah, a proposito, conosci un nightclub in Marocco? No. Perché? Niente. Forse più tardi vado a ballare. Ah. Eh? Che per la primera vez passar uma cama sonha, uma jangada pelo mar, abre os braços e descansa. Lo conosci questo? Mai visto. E quella carogna di Tony, quant'è che non lo vedi? Tony chi? Se credi che non ti abbia riconosciuto, sbagli. Devi ancora scontare un anno per sfruttamento. Vero, Carmine? Solo 8 mesi, commissario. Tony! Via dei Coronari 73. A una mansarda. Però io non ho detto niente. Mi raccomando, commissario. Fai bene a raccomandarti. Sì. Pronto? Sei tu? Guarda che ti sta cercando Tanzi. Tanzi? E chi è Tanzi? Ah, grazie. Marta! Marta! Su, scema, svegliati! Hai capito? Alzati! Che succede? Dai, sveglia che ti porto da mammina. E alzati! Tirati su, disgraziata! Ti prego, sto male. Voglio dormire. Oh. Muoviti presto. Se non vuoi finire le mantellate, sbrigati. Sei ancora lì, deficiente. Tony, sto male davvero, non ce la faccio. Ma è peggio per te. Andiamo. Non ce la Andiamo. Faccio. Andiamo. Mamma. Sai che ti dico? Cominciavi a starmi sui coglioni. Thank you.
Un'ambulanza via dei Coronari 73. Sì, fate presto. Fermati! Dove sei, ho la sgozzo. Fermo, ti ho detto. Sta fermo. Oh, quando vai? Allenati di mezzo. Non fare il furbo. Non ti conviene. Sono Tanzi. Sarti dell'antinarcotici. Dov'è la ragazza? L'ambulanza è partita adesso. Era ridotta veramente male. Deve aver preso una dose eccessiva. Gliel'ha iniettata un porco per ammazzarla. Ma è scappato purtroppo. Ma lo ritroverò. Dovessi rivoltare mezza Roma. Marta, bambina mia! Marta, perché? Andiamo. Sai, non me la sentivo più di lavorare dopo quello che è successo. E così ho chiesto 6 mesi di aspettativa. E adesso cosa conti di fare? Vado a Milano, da mia cugina. Non pensi che forse stare un po' lontani ci farà bene? Può darsi. Dobbiamo mettere un po' d'ordine nel nostro rapporto, Leonardo. Quando parti? Sabato mattina. Va bene. Ti accompagno a casa. Povera ragazza. Già, povera ragazza. Belli, eh? Belle, sono belle, non c'è nessun dubbio. Ma non ti posso dare più di 2 milioni. Ma che cazzo dici? E questa è roba che vieni ad avere tu? Moretto, mi dispiace, ma più di 2 milioni non ti posso dare. Abba, fu su. Far bravo, no? 500.000 in più. Far bravo, va. Io c'ho da pagare la cambiale della Porsche che scade fra 2 giorni. Moretto, sono tempi duri. La gente ha paura di investire. E questa roba si vende poco. Abbafo, fammi un compromesso storico, va. Io, Bobbo proletario, rubo solo per te. Tu, dritto capitalista, te fai servire solo da me. Però per far questo mi devi dare 500.000 in più, hai capito? No, non si può. Te l'ho detto che sono brutti tempi. Dai, Baffo, far bravo, su. Se far bravo ti faccio toccare pure la coppa. Dai, tocca, su. Tocca che ti porta bene. Ti ringrazio, ma io a queste cose non ci credo. E fai male. Molto male. Atrocito.
Caputo. Sì? Ho sistemato tutto. Il questore ci ha dato carta bianca. Ha fatto scattare il dispositivo a 13? A quest'ora Roma è tutta bloccata. Si ricordi che voglio un rapporto dettagliato ogni quarto d'ora. Al resto provvedo io. E un'altra cosa. Tenga un canale sempre libero per le volanti, d'accordo? D'accordo. Accidenti, che sbadato. Lo sa Caputo che giorno è oggi? No. Oggi è il 25esimo anniversario del mio matrimonio. Ah. Vada, vada, su, che cosa aspetta? Puntato. Sì, dottor Ruini. C'è un fioraio qui nelle vicinanze? Un fioraio? Ma è quasi mezzanotte. Mi serve assolutamente una dozzina di rose rosse, subito. Dottore, che ne facciamo? Portalo da Colantuoni. Va bene. Voglio l'avvocato. Ehi, sembri piuttosto incazzato. Incazzatissimo, scusami. Senti, ma che diavolo succede? Ma come, non lo sai? No, noi dell'ufficio licenze non sappiamo mai niente. Due ore fa hanno rapito Mancuso. Ma chi? Il gioielliere di via Veneto. Sì, proprio lui. Aveva anche diversi milioni di preziosi con sé. Scusami, ci vediamo domani. Andiamo, ragazzi. Sapessi quanto mi lode vedere gli altri in azione mentre io ammuffisco fra queste carte. E quelli magari vorrebbero ammuffire, dottore? Già. A proposito, hanno identificato il cadavere di Castelfusano? No. Credo anzi che la pratica stia per essere archiviata. Ho capito. Per renderla sfanga ancora una volta. Leo? Sì? Ti raggiungo subito, consegno le chiavi al portiere. Va bene. Scusi, ha un fiammifero. Cammina. Dai, entra. Leonardo! Scusi, Camillo, devo chiamare per una cosa importante. Il dottor Caputo, per favore. È urgente. Non fare scherzi! Su, scendi. Non c'entro. Gliel'ho detto. Se l'è fatta da sé l'iniezione. Fare brutto. L'hai uccisa tu! Che ti passa l'eroina? Parla! Non li conosco, sono sudamericani. Come si chiamano? Non so. Fuori i nomi! Non so i nomi, non li so. Sì che li so! Non li so, non li so. Pietà di lei. No, no, un momento. Se lei mi salva, io le passo un'informazione preziosa. Riguarda Ferrender. Cosa? Lei non sa che Ferrender... Leonardo, com'è successo? Pronto, qui è Caputo. Passami qualcuno della volante. C'è stato un omicidio al Villaggio Olimpico. Avvertite il procuratore Bennato. Passo e chiudo.
bravo, l'hai centrato così bene che pareva un tassello di cocomero. Ma come mai non l'hai fatto fuori quel cornuto di poliziotto? Come mai? Perché quando lo farò fuori mi dovrà guardare in faccia. Mi dovrà guardare in faccia e tremare di paura. Se deve cacare sotto quello stronzo. Hai capito, Albi? A proposito di stronzo, stamattina stavo al cesso. Sento che qualcosa mi va per traverso. Dico, li mortacci, su, ma che sta a succedere? Spingi e spingi. Faccio. Mi alzo. E guarda che te ci trovo dentro la tazza. Eila, ma come mai? Come mai? Perché sono un miracolato io. Sai qua Santa Chiara là che sputava le margherite? Perché era protetta da Dio. Ma io che so protetto da Satana, da quel piombo, capito? È proprio con questa che voglio sistemare quel giustiziale del cavolo. I mortacci sua, vedrai te. Allora, Tanzi, era fuori servizio e si è trovato coinvolto per puro caso. Capisco. E lei, Caputo? Beh, io sono arrivato qualche secondo prima che sparassero dal cavalcavia. Ho visto lo spacciatore cadere per terra e contemporaneamente il Citroen che ripartiva a tutta velocità. È sicuro che il colpo di pistola è stato sparato dalla Citroen? O associa semplicemente i due fatti perché si sono svolti contemporaneamente? Non giochiamo con le parole, sia più chiaro. È proprio la chiarezza che sto cercando. No, lei ha insinuato che la dinamica della morte di Antonio Parenzo è diversa. Se vuole appiccicarmi anche questo cadavere, faccia pure, ma senza girarci intorno. Intanto abbassi il tono della voce. Io non abbasso un bel niente. Qui non si mette in gioco la mia carriera, ma la mia reputazione. Senti, Leonardo, secondo me... No, Caputo, lasciami parlare. Basta! Tanto per essere espliciti, la sua reputazione è messa in dubbio non da me, ma dai suoi stessi metodi. Lei pensa troppo al codice, alla politica, ai giornali. Forse ha dimenticato che per conquistare la poltrona che occupa si è fatto largo a forza di cazzotti. Questo è il tesserino. Le mie dimissioni le avrà nel pomeriggio. Faccia come crede. Tre banditi hanno assalito la banca popolare di Piazza Zara e si sono asserragliati dentro con una decina di ostaggi. Caputo, non perdiamo tempo, si sbrighi. Subito. Io vado a riferire al questore. Su, tiratela su! Se credono che abbia voglia di scherzare, sbagliano. Di qui noi dobbiamo uscire con i soldi, altrimenti faccio una strage. Li ammazzo tutti come cani! Com'è la situazione fuori? È tutto tranquillo. Troppo tranquillo. Il primo che si avvicina o tenta di fregarci, stendilo! Ma quando si decidono questi? Caputo, come va? Sono arrivati i falchi dell'antiterrorismo e li ho disposti sul tempo. Altre novità? No, nessuna novità. Hanno rinnovato l'ultimatum. Un giudice in ostaggio e un'auto. O da mezzogiorno fanno fuori una persona ogni 20 minuti. Abbiamo un po' di tempo. Voi due spostatevi più avanti. Senta, ha già redatto il verbale? Sì. Risponde. Pronto? È quel rompicoglione del sostituto procuratore, dice che dobbiamo liberare donne. Non libero nessuno, voglio il giudice e la macchina. Il giudice e la macchina. Va bene, grazie. Prego. Mi basta così. Com'è andata? È stato il vigile a bloccarli dentro la banca, ma il palo gli è sfuggito. È scappato su una BMW bianca. E adesso? E adesso c'è il procuratore Bennato che conduce la trattativa. Ma se si tratta della banda di Ferrender, le chiacchiere stanno a zero. O cediamo noi o quelli fanno un massacro. Ma non sarebbe meglio fare un tentativo? Sì, così Ruini ci spella vivi.
E così saranno loro a spellare vivi gli ostaggi. Lo so. Marchi, dammi una sigaretta. Allora? È un bel casino, speriamo bene. Riconosco quasi tutti gli impiegati della banca. Facevi il banchiere una volta? Magari. 3 anni fa mio figlio ha lavorato all'impianto dell'aria condizionata. Venivo a dargli una mano qualche volta per arrotondare lo stipendio. Aria condizionata, hai detto? Sì. Lasciatemi andare! Voglio andare via! Stai calmo! Lasciatemi andare! Falla tacere, mi dà sui nervi! Voglio andare a casa! Digli di smettere! Diglielo, ragioniere di merda! Io voglio uscire! No! No! Maria, stai calmo! Lo sai chi sono? Sì, certo. Come te la cavi con la pistola? Abbastanza bene, come sai. Vieni con me. E dai, sbrigati. Ho quasi finito. Ecco fatto. 500, dottor. Come ti chiami, te? La Birra Galeazzo. Alla Birra Galeazzo, si comincia una lira e attacchi al cazzo. Guarda che razza decente. Au, ma non hai sentito il giornale radio? Quella deve essere la macchina dei rapinatori. Pronto, 113. Qui è passata una BMW bianca. Mi raccomando, niente imprudenze. Su, cappi. E lo ripeto, no, non è successo niente. Mi sono solo partito un paio di colpi. Ma se tra 10 minuti non accetterete le nostre condizioni, non rispondo più della vita degli ostaggi. Chiaro? Contro il muro. Dai, hai capito? Muoviti e sbrigati! Lo sai che se entro 2 minuti non squilla il telefono tu sei spacciata. Spacciata! Capisci? Se tra 1 minuto non arriva la macchina, io la stendo! Vi ammazzo tutti! Calma, signori, è passato. Venite fuori, prego. Mi sento male. Stia calma, signore, è tutto finito. È tutto finito, coraggio.
Va bene, d'accordo. Senta, Tanzi, non mi rimangio niente di quello che le ho detto. Sono convinto che un poliziotto debba sempre e comunque rispettare la legge. Doppia vela 21, a tutti gli equipaggi. Abbiamo intercettato la BMW del rapinatore inizio viale Marconi. Ripeto, a cosa sta a fare qui? Inizio è ancora lei o sbaglio il capo della squadra anticrimine? Se mi permette, dottor Ruini, lei è un gran figlio. Basta così, Tanzi. Ora vada, vada. Ma che fai, Samantha? Scendi! Torna indietro! Dai! La sbriga, dai! Guarda che lì dentro c'è sta una che sta per morire! Non me frega un cazzo! Se non vuoi morire pure te, fila dritto! Stai calma, coraggio! Ma che succede? Che succede? Perché torniamo indietro? Ma che vuoi? Voglio sapere dove stiamo andando. Io ti posso solo dire dove stai andando tu. Al cimitero, stronzo. Dai, 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 dai. Doppia vela 15. Il rapinatore della BMW si è impadronito di un'ambulanza con targa 46912. Sta fuggendo zona portuense. Ripeto. Andiamo. Come ti chiami te? Oronzo. Ah, Oronzo, tu non fa lo stronzo. Che se ci beccano qua sono proprio cazzi da cacà. È buona questa, eh? Dai, dai, accelera. Doppia vela 15. Stiamo tentando di intercettare l'ambulanza con a bordo il rapinatore zona Eur Laurentina. Ripeto, zona Eur Laurentina. Doppia vela 21, vela 15. Ricevuto. Convergiamo immediatamente punto segnalato. Sono Tanzi. Non lo mollate e cercate di spingerlo verso il raccordo anulare. Passo. Thank you.
morti tutti e due. C'aveva la gobba sto gran puzzone fio d'una mignotta. Un altro po' mi faceva ammazzare pure a me, sor commissario. Hai visto? Avevo ragione io. Manda due squadre, una al mattatoio e l'altra dalla sorella. Vada, vada pure. Grazie. Andiamo. Pronto? Interurbana da Milano? Sì, sì, me la passi. Pronto? Ah, sei tu. Come? I due uccisi alla banca? Sì, sono proprio loro due. Ne sono sicura. Il terzo lo chiamavano Albino. Ma sì, lo so che dovevo dirtelo prima, ma cerca di capirmi. Io volevo soltanto evitarti dei guai. È acqua passata, non pensiamoci più. Piuttosto, sapresti riconoscere il posto dove ti hanno portata? Era un grande parco di autodemolizioni, fuori città. Senti, Leo, io non credo che tornerò a Roma, almeno per il momento. Penso che sia meglio per tutti e due. Come vuoi. Anna! Conosci Vincenzo Moretto? No, non lo conosco. Li conosci? No, non ho mai visti prima. Niente, commissario. Va bene, andiamo. Mai visti. Grazie, buongiorno. Tu sei il capoturno? Sì, perché? Chi è il titolare qui? Sono due fratelli, Ciotti Luciano e Ciotti Giovanni. Sono due anni che l'hanno preso. Prima era ad un altro. Ma sono in affitto. Il terreno è di un altro. Sì, tutto il terreno è di un certo Gerace, insomma qualcosa del genere, ecco. Ho capito, andiamo. Adesso sta a vedere che la colpa è nostra se Moretto gira per Roma seminando cadaveri. Ma che cazzo vorranno questi della stampa? Questa volta hanno ragione loro, capito. Perché? E allora abbiamo chiesto l'intervento di un'altra macchina, in quanto adesso... Sì, può darsi. Può darsi che abbiano ragione. Quei poveracci dell'ambulanza sono morti lasciando due figli piccoli. Ma ti giuro che se me lo trovo davanti, Moretto. Dottor Tanzi, l'ho trovata, sa, poi quella pratica. Ma che cazzo vuoi che me ne freghi delle tue pratiche? Ma se me l'ha detto lei di cercarla, non si ricorda? Gerace, quello della sala biliardi, Ferdinando Gerace. Trezzarolo! Oh. Trezzarolo! Oh, sto qua! Tutto liscio? Come il piscio. Il fratello di Mancuso ha mollato mezzo miliardo secco. Mezzo miliardo secco? Sto a scherzare, scemo. Quando viene il capo? Fra un'oretta. Gerace Ferdinando, 42 anni, incensurato. Ha acquistato questo complesso solo 6 mesi fa. Che ne dici? Non lo so, Leo. Abbiamo fatto tanti buchi nell'acqua. Questa volta abbiamo fatto centro. Vedi quella Citroen là? È la stessa usata dai killer dello spacciatore. Cosa aspettiamo? Se la mia intuizione è giusta, Ferrender o è già là dentro o sta per arrivare. Che cosa vuoi fare? Non lo so. Mentre stavamo venendo qui, pensavo che se me li fossi trovati di fronte, Ferrender e il Moretto, li avrei uccisi. Adesso non ne sono più sicuro.
Stavolta invece io non ho dubbi. Doppia vela 20. Pochi minuti fa è stato rilasciato in località Sette Bagni il gioielliere Mancuso. Alle autopattuglie in servizio sul raccordo anulare. Predisporre posti di blocco. Ehi! Ripeto, doppia vela 20. Alle autopattuglie in servizio sul raccordo anulare. Forse è lui. Il 10% a coprire le spese. Il 15% è per voi. Il resto l'Albino lo porterà in Svizzera. Siamo d'accordo? C'è qualcosa che non va? Hai detto bene, capisci? C'è qualcosa che non va, no. Cosa? La percentuale. La vita è aumentata, lo sai da te. La carne, le scarpe, la benzina. E una cosa molto importante è aumentata. Che cosa? L'artiglieria. E allora? E allora non c'è basta. Va bene. Il 20% è per voi. Va bene adesso? È meglio. Alza le mani. Fermali. Dammi la valigetta. Guarda qua. Freschi, freschi di banca. Scommetto che questo è il riscatto di Mancuso. I conti cominciano a tornare, eh? Vai vedere che il resto dei soldi lo troviamo dentro. Tieni, portali via. Su, muoveteli. Io passo di là. Scusa se ti interrompo, Caruppa. Torniamo ai vecchi metodi, ti dispiace? Torniamo ai vecchi metodi! Far bravo, su. La riconosci questa? L'ho cagata per te. Puoi anche ammazzarmi. Ma tu e Ferrandere siete fregati. Il posto è circondato. Senti, Arbino, questo sta ancora a parlare di Ferrandere. Ah, scemo! Ferrandere l'ho ammazzato io 3 mesi fa, stronzo! E se no, che cazzo da credi che era il morto che avete trovato a Castelfusano, eh? Eh? Che cazzo da credi che era? Butta quella pistola. Buttala. E girati. Stavolta non ci saranno tentativi di suicidio. Perché ti ammazzo io. Come un cane rognoso. No, Caputo. Non puoi. Caputo! No!